Ben arrivato ad Ischia, ben arrivato all'Ischia Film Festival Location, anche per parlare e per permettere al pubblico di ammirare il suo capolavoro, quale Galantuomini. Ah, grazie, ma non so se è un capolavoro, è un film che io amo molto perché è un mio film. E comunque ha avuto il suo percorso, ha vinto il premio come migliore attrice protagonista Fesia di Roma. E sono molto soddisfatto, sono molto felice di stare a Ischia, che è un paradiso. Ecco, tra l'altro un film dove ci sono emozioni diverse, anche diciamo contenuti dalla passione, il desiderio, no, nei confronti di questa Lucia, questo amore, ma al contempo anche c'è uno sfondo di malavita, se così possiamo dire, facendo riferimento appunto a questa famiglia. Sì, ma il tema del film è proprio questo conflitto fra chi crede nel potere salvifico della legge e chi invece crede nel potere salvifico del cuore. E sullo sfondo c'è la mafia pugliese, la mafia di recente formazione rispetto alle tradizionali tre mafie dell'Italia del Sud, e racconta anche una terra, il Salento, che è sfregiata della sua innocenza. La sua terra, tra l'altro. La mia terra, io purtroppo io faccio film solo lì. Spero di farne anche fuori dalla Puglia. Finora ho fatto 4 film, tutti ambientati nel Salento. Quindi questo è un grande amore, un grande atto d'amore, no, nei confronti anche del Salento. Sì, sì, ma il Salento diventa metafora di qualcos'altro, e uno potrebbe fare 50 film ambientati a Ischia, uno più diverso dall'altro. E poi c'è anche l'aspetto irrazionale, che è quello della passione, dell'amore. Amo la mia terra, amandola la odio anche. Ben arrivata a Ischia, Donatella. Parliamo anzitutto di Galantuomini, no? Che poi è il film che è presente in primo piano per la sezione dei lungometraggi qui all'Ischia Film Festival. Beh, Galantuomini è un film che mi ha dato tanto, che ha fatto vincere un premio come migliore attrice al Festival di Roma, che già insomma dalla prima lettura è un film che mi ha folgorato, un personaggio, quello di Lucia Rizzo, credo qualsiasi attrice impazzirebbe per farlo, perché è un personaggio pieno di mille sfaccettature, da una donna forte, nello stesso tempo anche seducente, in certi momenti madre, un personaggio dai mille colori. Ecco. Passioni, ma anche in qualche modo potremmo dire malavita, o comunque criminalità, ci sono dei misteri anche un po' in questo film, insomma una serie di, come dicevi poc'anzi tu, tante sfaccettature, tante emozioni che tra l'altro vengono anche regalate proprio allo spettatore. Sì, sì, la forza del film è proprio questa, cioè quella di entrare in un mondo che appunto non è certo quello della legalità, e comunque subire il fascino di questo mondo e anche di questo personaggio. Alla fine è una cosa che insomma ogni regista credo anela, quella che lo spettatore patteggi poi con col protagonista. E un po' con In Galantuomini succede questo: Lucia alla fine, pur essendo una boss della Sacra Corona Unita, che certo non conduce una vita, ecco, integerrima, ma alla fine quasi patteggi per lei. Alla fine una donna che entra in crisi proprio con questo mondo, entra in crisi con purtroppo con quello che gli hanno insegnato, perché il sistema dove l'hai vissuta è appunto un sistema di non di ingiustizia, di illegalità, è nata in quel contesto e lo ha subito, e poi alla fine entra in crisi proprio con questo mondo, si crea un'alternativa, una possibilità di vita diversa, ma in realtà poi il finale non è proprio dei più speranzosi, perché forse il suo destino insomma è segnato, e quindi va incontro a questo destino. Questo festival si parla anche molto di location, voi avete girato nel Salento, che tra l'altro è anche proprio la terra di Edoardo. Com'è il Salento proprio da attrice e come si è prestato proprio per un film del genere? Beh, io non ero mai stata in Salento, sono arrivata proprio 20 giorni prima di girare il film per la preparazione, e devo dire che sono rimasta anche lì abbastanza, no, totalmente folgorata da questa terra, perché
Beh, il Salento è un misto di natura, una natura che però rimane per certi aspetti ancora incontaminata, selvaggia, questi ulivi, questo mare sconfinato, questa costa. Per raggiungere un posto da un luogo all'altro bisogna fare sempre tanti chilometri. È un posto dove ci vai, non è un posto comodo, ecco, per andare in vacanza, assolutamente no. Quindi anche credo il turismo è un turismo un po' più ricercato, quello che la gente che viene in Salento, ecco, non è la gente che va al villaggio turistico, lì nella zona balneare, insomma, comoda. E proprio questo ovviamente rimane il suo fascino. E poi un'altra cosa di cui ovviamente mi sono innamorata sono i salentini. I salentini, non so, insieme ai siciliani hanno qualcosa qualcosa in comune. E infatti continuo ad andare in Salento, ci andrò anche quest'anno per la festa della Taranta, ho degli amici là, continuo, insomma, sono rimasta molto legata alle persone soprattutto con cui ho girato il film, che erano appunto di là. Il successo anche appunto questo film, come tanti altri bei film nostri, significa che forse il cinema italiano realmente può competere sulla scena internazionale, può dare di più, può fare anche di più, secondo te? Ma io credo che proprio la forza del cinema italiano è quella di raccontare la nostra realtà, di raccontare la nostra Italia, e nel bene e nel male. Non so, Gomorra, Galantuomini, racconta dei pezzi d'Italia, certo che non sono assolutamente meravigliosi, però fa parte anche, insomma, in Italia c'è anche questo. E quindi io non lo so, ho portato Galantuomini proprio un mese fa a New York ad un festival e la gente è impazzita, perché ovviamente vede l'Italia, vede non solo da un punto di vista appunto naturalistico, vede la nostra realtà e rimane assolutamente affascinata.